Marco Rondini, a tutela del Made in Italy, la Lega Nord che cosa chiede al governo? Beh, chiediamo innanzitutto che venga posta la questione in sede di Unione Europea rispetto all'etichettatura che è stata adottata in Gran Bretagna, che è l'etichettatura a semaforo, che comporta che venga segnalato con il colore verde l'alimento che ha un contenuto magari di grassi o di zuccheri inferiore e naturalmente classificato invece con il colore rosso l'alimento che ha un maggior contenuto di grassi e zuccheri. Di più, noi chiediamo a tutela sempre dei consumatori che invece venga tracciata la provenienza dei prodotti che si ritrovano sulle nostre tavole. Oggi noi sappiamo che da un'indagine condotta da Coldiretti 6 italiani su 10 giudicano la contraffazione alimentare come un reato più odioso di quanto non lo sia la frode fiscale. E questo ha ragione e soprattutto sulla base di dati che sono rimbalzati agli onori della cronaca, che vogliono che nel solo corso dell'ultimo anno siano state sequestrate diverse tonnellate di alimentari contraffatti in Italia. E di più, si è passato da una contraffazione alimentare che è aumentata in percentuale del 170% dal 2007 al 2012.